buonasera a tutti. Angelo. Buonasera Francesca. Io yeah, Francesca, no? Sì, 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 Francesca, ancora Francesca. Va a vedere. Oggi una puntata especially puntata. Sì, una puntata speciale su Televid Italia. Noi di Televid Italia siamo stati on tour a curiosare dietro una bella struttura. Ecco. Vediamo un video e poi ci ritroviamo. Sì. A Gitano. Che bella sta canzone. Sì, sì. Saluta con un'altra impresa in tour e oggi siamo qui a Colonia, non sono solo perché come vedete qui dietro c'è un bellissimo ballo di gruppo organizzato dalla nostra Dina che fra poco noi conosceremo, ma nel frattempo vi voglio presentare la mia migliore parte. Ciao. Eccola qua la nostra Francesca, gli do subito il microfono. Ciao, ci sono anch'io, siamo oggi qui invitati da Dina, il ballo di gruppo. Balli di gruppo esattamente qui a Colonia, allo studio Montaperto, che naturalmente salutiamo anche l'associazione Montaperto, la signora Giurano, auguriamo anche a lei tante belle cose e noi guardiamo intanto il ballo che si svolge qui dietro di noi. Buon divertimento, a fra poco. Avete visto, siamo stati dai balli di gruppo Dina. Qui oggi insieme a noi la maestra Dina Loggia. Benvenuta Dina. Che applauso. Grazie Francesca. Allora, ti abbiamo fatto l'altro giorno una sorpresa venendo a curiosare dietro alle quinte mentre che seguivano le tue lezioni di ballo per far conoscere a tutti i nostri amici di Televid Italia e per tutte le persone che vivono a Colonia e dintorni la tua struttura. E lì abbiamo fatto allo stesso tempo un'intervista a Dina. Guardiamola. Essendo di nuovo qui, ragazzi, noi abbiamo oggi la caposquadra, la direttrice di questa bellissima struttura del balli di gruppo. La forza. Mi tolgo il microfono. Femminile che va avanti anche nel ballo. Come vedete. Dina, raccontaci un po' com'è la tua struttura. Siamo venuti alle 4, però ci sono due appuntamenti. Sì. Allora, abbiamo un gruppo principianti che inizia dalle 4 fino alle 5 e mezza. Sono ragazze che non hanno mai ballato, è la prima volta che ballano i balli di gruppo, praticamente sto facendo un piccolo esperimento. Il secondo gruppo inizia alle 5 e mezza fino alle 7 e sono ragazze che già da diversi anni che ballano e quindi l'esperimento che sto facendo con questi due gruppi è appunto che i principianti sto facendo fare gli stessi balli che fanno quelli che sanno già ballare e devo dire che sono diventate molto brave e siamo quasi allo stesso livello del secondo gruppo. Complimenti ragazze. Grazie. Noi qui abbiamo sentito che possono partecipare tutti quanti, sì. Giusto? Cioè, o c'è un limite, qualcuno deve avere, che ne so, deve saper già ballare, cioè cosa deve fare uno se piace il ballo di gruppo per poter far parte di questa bella struttura? Saper ballare diciamo no, se c'è qualcuno che non sa ballare e vuole imparare a ballare può venire direttamente a scuola, solo che per il momento diciamo siamo a metà corso e quindi non conviene più prendere delle persone per l'iscrizione. Se qualcuno fosse interessato a settembre riprendiamo di nuovo con la scuola, se ci sono principianti giustamente cercheremo di fare un nuovo gruppo e poi pian pianino di inserirli insieme agli altri, come ho fatto anche con il primo gruppo che non sapeva ballare, adesso sa ballare, sono stati più o meno inseriti nello stesso gruppo dei progrediti, diciamo così, di coloro che sanno ballare. Diciamo che se la cavano molto bene.
Va bene, cioè noi adesso abbiamo messo in sovraimpressione quei numeri, il numero di telefono più l'indirizzo email dove le persone si possono mettere in contatto e possono richiedere tutte le informazioni per quanto riguarda questa struttura di bando, giusto? Francesca mi suggerisce adesso dal lato, ti do il microfono Francesca perché la domanda la lascio a te. Sì, Dina, io uomini non ne vedo proprio. Non ne vedo proprio. Ci sono io, aspetta, infatti, ci sono io come uomini. Francesco, io come marito. Qui come... Io vorrei dire a Francesco... per far venire tutti questi uomini, come ti sei divertito tu? Dai. Ma guarda, io mi diverto sempre perché innanzitutto penso che ballare è una passione anche che ho e perciò quando vedo loro già che sono in movimento automaticamente ti trascina, è come una calamita penso. Cioè diamo loro l'appello, magari a tutti i maschi di venire anche qui a partecipare perché innanzitutto non è bello diciamo che uno si diverte a ballare, è bello anche perché si conosce brava gente, persone splendide, fantastiche e simpatiche. Allora, io ci ho provato in tutti i modi. Qualcuno è venuto a fare pure delle prove, ha saputo pure ballare, sì. Si era quasi inserito con un ballo, poi improvvisamente è sparito e posso anche capirlo perché un maschietto di fronte a tante ragazze, tante donne, sicuramente non è piacevole per lui, diciamo, però per noi femminucce penso che sia bello se i maschietti possono anche partecipare. Ma intanto... Ma il signore dietro di te? Ma glielo ho detto diverse volte. Che lo chiamiamo, che lo facciamo Enzo, venire qui davanti. Dai, lo vado direttamente a prendere, il nostro Enzo qui. Eccolo qua. L'ho invitato diverse volte a farlo venire a ballare. Mi ha detto che appena può viene, però fino ad oggi non ha avuto tempo. Ecco, è vero Enzo. Sì, non ho avuto tempo perché sono qui per lavoro. Praticamente, cioè tu, diciamo, ti occupi dei caffè, delle bevande, perché naturalmente ballando naturalmente si viene sete, non c'è neanche il tempo, perché magari pure che vuoi ballare, ti sto prendendo in difesa adesso. Sì, lo sto vedendo. Naturalmente, a parte naturalmente, che non ci sono pochi uomini e allora tutte queste donne ti fanno un po' di... Sì. E poi sono qui per servirle. Sì. Noi siamo qui nello studio, diciamo, molto aperto. Offenwelt, sì. Da quanto tempo c'è questa organizzazione, Enzo? Penso che da 2007. Da 2007, sì. Con la signora... Con la signora Giurano. Sì. La nostra organizzatrice di Firenze. Che noi naturalmente di Televideo Italia salutiamo, anche la signora Giurano, purtroppo oggi non con noi, magari sarà la prossima volta nelle nostre camere e niente. Cioè, tu adesso segui questa struttura qui, cioè dai un appello al nostro pubblico perché dovrebbe partecipare a questo ballo di turno. Vabbè, prima che il ballo è uno sport e si mantengono in forma e oggi... è una cosa che serve, stare in forma. Basta così. È una cosa diciamo dove uno magari si diverte anche. Certo, si diverte perché nel corpo salutivo. Benissimo Enzo, io ti ringrazio per il tuo tempo che ti sei messo a disposizione con noi. Noi ringraziamo anche naturalmente la nostra caposquadra, la nostra maestra Dina e adesso magari vediamo un filmato di quando i principianti, giusto? I principianti sono in movimento, va bene? Io ringrazio voi che siete venuti qui ad intervistarci, è un piacere avervi qua tra di noi. Spero di rivedervi, ma non solo per un'intervista, magari per avere voi qui in mezzo a noi per un ballo, per diversi balli, per sempre, come volete voi. Il grazie naturalmente noi lo ricambiamo, per tutti coloro che vogliono mettersi in contatto con te possono andare su Facebook, balli di gruppo Dina, oppure digitare i numeri o scrivere le email che sta lì in sovraimpressione, va bene? Ok, ciao! Ciao. Dina, siamo ritornati, ma oggi abbiamo un pubblico stupendo qui. Vero. Tutte le tue allieve? Tutte no, ma alcune, ma quasi, delle alcune. Mie allieve, sì. Allora, da te si fanno diversi balli, sì. Come scegli i nuovi balli e più che altro i passi? Allora, io scelgo i balli in base alle ragazze, donne, allieve che ho, in base all'età, poi vedo un po' anche fino a che punto riescono a ballare, a volte anche... a delle persone che ho, a degli allievi che ho di età avanzata, diciamo over 50 oppure un over 60, allora in base a queste condizioni cerco un po' di selezionare i balli, a volte metto anche un ballo veloce e riescono molto bene. Dopo che ho selezionato i balli, una volta alla settimana inserisco un nuovo ballo, quando è possibile, a volte facciamo pure dei ripassi, però prima lo imparo io a casa
e poi lo porto a scuola, lo faccio vedere, lo dimostro ballando da sola e poi spieghiamo i passi per come va il ballo. Questo lo so, perché anche noi abbiamo filmato questo fatto. Guarda. Cielo blu, sei tu la più bella, la più bella del mondo, sei l'unica stella di notte e di giorno. Qui vicino al mare, sotto questo sole, il resto non esiste più. Io vedo solo te, tu vedi solo me, e intorno a noi più niente c'è. Ciao amore, come stai? Oggi più bella che mai. Ciao amore, cosa fai? Adesso ci vedete in tre, abbiamo un membro del gruppo. Ciao, chi sei? Sono Chetty Perry. Buongiorno a tutti. Tu frequenti pure la scuola di Dina? Sì. Infatti ti abbiamo visto l'altro giorno lì, stavi insieme a tua figlia Stella, che salutiamo. Sì, ciao, ciao Stella. Ciao Stella. E ora guardiamo l'intervista che abbiamo fatto a Chetty. Siamo ancora qui al bar e stavolta abbiamo altri due membri del gruppo di ballo di Dina. Abbiamo una mamma e una figlia. Come ti chiami? Chetty. Stella. Stella, allora, quanto tempo è che state qui in Germania? 27 anni, già. Tu sei nata qui? Sì, sono nata qui, sono 23 anni. Dall'Italia da quale parte venite? Provincia Enna, Sicilia. Tu la stessa cosa? Sì. Come mai hai scelto qui il ballo di Dina, il ballo di gruppo? Per prima cosa perché mi piace, e per seconda cosa Dina è una persona meravigliosa, fantastica per tutti noi. Lo sappiamo tutti, ma adesso penso che lo sapranno anche su Televideo Italia, brava. Esatto. Ecco. Tu come hai iniziato a venire qui al gruppo? Sì, mia mamma è stata già qua e mi ha detto vieni, mi fai un po' compagnia, vieni a ballare anche balli italiani e sono venuta qua. Bello, sì. Abbiamo pure scoperto un'altra cosa, sì. Che questa ragazza ha un talento ed è il canto. Sì. Ci fai sentire un qualcosa? Sì, posso cantare una canzone di Alicia Keys? Dai! Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people want it all, but I don't know nothing at all. Bravissima! Molto brava! Grazie. Grazie, grazie a tutti e due, grazie. Prego, prego. Bravo. Come dico sempre, viva la nostra maestra, è bravissima, è un vero spettacolo essere qua con lei e a ballare tutti insieme i balli di gruppo. Bene. Grazie, ragazzi. Chetty, hai una figlia che canta benissimo. Sì, sì. Una bella voce. Una bella voce, sì. Speriamo di vederla pure al festival, eh? Probabilmente sì. Verrà. Stella, mi raccomando. Qual è il tuo ballo preferito? Il cha-cha-cha. Il cha-cha-cha. Di Dina, sì. Questo è un ballo che hai proposto all'inizio? Allora, il cha-cha-cha è un ballo di gruppo nuovo. Saluto Iano Bellone, uno dei miei amici carissimi che vive in Sicilia. L'ho visto, mi è piaciuto e ci ho provato con i nostri due gruppi e sono riusciti molto bene. È molto bello il ballo. Ho visto che loro ballano con tanta grinta. Sì. Magari anche viene da te, perché anche tu sei come persona molto gioiosa. Questo non lo so, potranno semmai giudicarmi i miei allievi, io non posso dirlo. È un gruppo veramente fantastico, perché sembrano tutte amiche. In realtà con alcune persone ci conosciamo oramai da tanti anni, quindi si può anche definire una certa amicizia. Con altri ci siamo conosciuti da poco tempo, da quando abbiamo iniziato a ottobre il nuovo corso, però comunque cerchiamo sempre di stare un po' a gruppo uniti.
Questo è bello. E quel giorno c'è stato pure un altro membro tuo, che è Antonietta, che oggi non è presente. Non è presente. Ma le abbiamo fatto un'intervista, guardiamo. Come ti chiami? Antonietta. Antonietta, Antonietta, vieni da dove? Dalla Sicilia, Campobello. Da Campobello di Sicilia, che bello. E qui in Germania vivi a Colonia? Colonia. Ok, quanti anni sei qui già in Germania? Sono stagionata, 36, 35. Il marito è già in pensione. Ah, il marito l'hai mandato in pensione già. Chiama Michele. Non è che l'ho mandato io. Per lei lo faceva lavorare. È arrivata la pensione. C'è arrivata. Benissimo, io sono contentissimo di averti qui questa sera. Da Dina, da quanto tempo? Come mai questa passione per il ballo? Da Dina sono da un paio d'anni, dopo essere andata a Bernadetta. Comunque io venivo prima quando c'era Bernadetta, da 4-5 anni. Ok. Perché piacevole, spassoso, viene passato un po' di tempo, nello stesso tempo ci divertiamo. Benissimo ragazzi, noi abbiamo visto la nostra prossima ballerina, restate naturalmente in sintonia con noi. Noi andiamo di nuovo a caccia, a dopo. E questa era Antonietta. Sì. Guarda, questo è bello perché anche le donne casalinghe, che sì, tutta la settimana stanno a pulire, a accudire i figli, i mariti, almeno la domenica possono uscire, possono allora venire al tuo gruppo. Da quello che sento dire io in giro, non vedono l'ora che arrivi la domenica. Da molte, quasi da tutte le ragazze, diciamo, definiamole così, perché anche se hanno una certa età, per me sono le mie ragazze. Poi quando arrivano stiamo sempre lì a chiacchierare un pochettino, facciamo i balli, ripetiamo i balli, ripassiamo. Per me sono contenta e li voglio bene tutte, uno per uno, perché anche loro me ne vogliono e me lo dimostrano. Si vede questo. Grazie. Abbiamo un altro... Vedi? Infatti il loro applauso. Abbiamo un altro membro che è Claudia. Guardiamo l'intervista di Claudia. Francesca, allora abbiamo la prossima nostra ballerina con chi abbiamo il piacere. Con la Claudia. Con la Claudia. Claudia, tu vieni anche da Colonia? Sì, vengo da Colonia. Ok, ma dall'Italia da dove? Da Enna, provincia Enna. Anche dalla Sicilia allora, giusto? Sì. Da quanti anni in Germania? Sono nata qui e sono cresciuta qui. Praticamente allora sei tedesca? Si può dire così. Non è vero, è siciliana. Siciliana, però il mio cuore è sempre siciliano comunque. Esatto. Anche se sono cresciuta qui. Come mai in questa scuola, Claudia? Perché mi piace ballare, quindi ho voluto partecipare. Okay. Da quanto tempo qui? Da un anno solo. Ok. Ti ringrazio di tutto, ti auguro un buon ballo ancora e grazie di essere stata qui con noi. A dopo. E questa era Claudia, anche lei molto brava. Adesso ci siamo allargati un po', siamo in quattro. E qui abbiamo oggi Fina. Fina la loggia. Io ti definisco la ballerina rock. E in effetti lo direi anch'io, la ballerina rock. Grazie. Come complimento. Il tuo fashion è molto, come dire, particolare. Sempre ogni volta o con il giallo, con il rosso, con il blu. Sì, si vede. E ti stanno molto bene. Grazie. Dina, tu da quanto tempo sei qui? Da Dina 2 anni. Dina. Che ci conosciamo, sono 5. Il microfono ancora. Più. Che sono 5 che ci conosciamo. Da 5 anni? Da molto. Qual è il tuo ballo preferito? Gitana. Gitana? In effetti oggi, vedi. E vedi, si è vestita. Eppure a fine abbiamo fatto un'intervista, guardiamo. Buonasera, abbiamo un altro membro del ballo, come ti chiami? La loggia Fina. Fina, tu da quanto tempo stai in Germania? 41 anni. 41 anni, e vieni dalla Sicilia, no? Sì. Da quale parte? Barafranca. Barafranca. Ciao, allora da quanto tempo sei in questo gruppo di Dina? Da Dina 2 anni, ma sono stata prima, 5 anni sono. 5 anni? Come ti trovi per stare 5 anni qui? Bene, bene, bene. Bene, bene, bene. Allora, io ho visto che sei bravissima. Come tutti. Molto. No. La nostra Fina è molto brava. Come tutti. Sì, sono tutti bravi, ma la Fina è brava. Sì, ti abbiamo visto a ballare in tantissime altre feste e sei veramente Grazie. Brava.
Complimenti. Grazie tante. Ti lasciamo ballare con le tue amiche. Grazie. E ci vediamo dopo. Grazie. Ci troviamo adesso qui vicino a un altro tuo membro che è Lina. Ciao, benvenuta anche a te. Tu pure un membro particolare, un po' pazzarella. Un pochino, sì. Però questo è bello, ti caratterizza un po'. Diciamo che cerco sempre di dare il meglio. Cerco. E lo fai? Ma dai molto spirito, penso, anche penso. Tu al gruppo, sai? Me ne sono accorta un po' di volte. Sì? Sì. Ok. Li tieni molto allegri, scherzi molto? Sì. Quando sei su anche con il morale, sì, diciamo. Oggi non tanto. Oh no, però, oggi non tanto, mi dicevo. Un po' giù, però cerco di dare sempre il meglio. Sì, adesso vediamo la tua intervista. Okay, va bene, a dopo. Andiamo. Abbiamo preso adesso un membro del ballo. Come si chiama, signora? Lina. Lina, da dove vieni? Dalla Sicilia, da Catania, però vivo qui a Colonia. Da quanti anni vivi a Colonia? 43. Oh, parecchi, eh? Abbastanza. Come mai hai scelto il gruppo di Dina di ballo? Veramente non conoscevo nessun tipo di ballo, è la prima volta che ballo, poi ho scoperto questo sito di Dina e ho deciso di partecipare. Ti trovi bene? Benissimo, mi diverto un casino. Io comunque direi che tutte quante dovrebbero provare almeno una volta. Eppure noi stiamo provando, ragazzi. Allora ci vediamo dopo. Allora, siamo sempre qui, sintonizzati sempre su Lina, qual è il ballo ragazzi, che preferisci ballare? Ma diciamo che ne ho alcuni che mi piacciono, però mi piace molto, è una cosa particolare, mi piacciono i balli che sono difficili, cioè in come cui mai? Non riesco bene, non lo so perché forse mi impegno di più. Ti farò fare un merengue prossimamente. Ecco, te lo stavo dicendo, mi piacciono i merengue, però il mio ballo che piace di più, forse perché è uno dei pochi che ho imparato all'inizio, è Palante Patrapampa. E che ballo è? Come si balla? Che tipo è? Diciamo che è un ballo, sì, un qualcosa un moderno, diciamo così, ballo di gruppo. Sono curiosa, poi voglio vederlo. Posso salutare? Sì, in saluta. In occasione a Donato Pugliese, che è lui il coreografo del ballo. Prendiamo adesso questa occasione, saluta le persone che vorresti salutare. Allora, io vorrei salutare innanzitutto gli amici della Sicilia, Iano, Giusi, Enza, Maria e Maria, e poi anche Tonino. Poi colgo l'occasione per ringraziare e salutare anche a Giovanni Raimondo in arte Giovanni, a DJ Berta, Luca Bertarelli, Donato Pugliese e tanti tanti altri che adesso purtroppo non mi vengono in mente i nomi con l'emozione. Ti capisco, questo è vero. Ma ci associamo anche noi, li salutiamo anche noi da Televideo Italia. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Ora grazie. Vediamo il prossimo intervista che abbiamo fatto a Loredana. Del corpo dei balli di gruppo, con chi abbiamo il piacere qui di parlare oggi? Loredana. Loredana viene da dove? Da Colonia. Anche da Colonia ragazzi. Loredana, noi vediamo qui un bellissimo gruppo, una bellissima performance, però mi interesserebbe sapere da quanti anni sei tu qui in Germania? Io da 18 anni qui a Colonia. Qui a Colonia, prima? Sì. Da prima stavo in Hagen. Hagen. Sì, vicino sì. Allora anche qui Colonia, non tanto lontano, Colonia. Giusto? Sì. In quanti anni allora in totale? 18, di un 28 anni. Ok, ragazzi, 28 anni di esperienza tedesca. Loredana, da quanto tempo sei qui? Come mai hai scelto il gruppo Balli di Dina? Perché mi piace ballare, Dina è una bravissima insegnante e adesso sono da 4 mesi qua. Va bene, ti ringrazio per la tua disponibilità, buon divertimento e ci vediamo a dopo. Come vedete qui c'è un altro membro che è Anna Maria. Ciao, ciao Anna Maria, ciao. Ciao a tutti. Tu sei la sorella di Lina? Sì. Giusto? Perfetto, sì. E tutte e due? Anche tu balli benissimo. Ma ballate pure a casa? Io ballo sempre. Sempre? Uguale dove sono, in macchina. Faccio ballare pure la macchina, quindi... No, mi piace moltissimo, sì. Questo è bello. E anche a te abbiamo fatto un'intervista, guardiamola. Ok. E Francesca è di nuovo in cerca della nostra prossima ballerina e abbiamo qui oggi il piacere di parlare con... Michela. Con Michela. Michela viene da? A Vetrana. Da Vetrana, ok. E qui in Germania dove vivi, Michela? Colonia. Anche da Colonia, benissimo. Michela, da quanti anni sei in Germania? 3 anni. Da 3 anni? Allora parli bene il tedesco? Meno
Michela, tu conosci Dina da 3 anni anche, oppure da quanto tempo sei qui? Io sono da 3 mesi qua. Da 3 mesi qua, ok. Ti piace? Molto, mi diverto tanto, sto imparando. Ok, abbiamo già visto i tuoi primi passi, ti abbiamo già squadrato un po' con le nostre telecamere, magari dopo facciamo vedere qualche passo principale, va bene? Okay. Ti ringrazio, a dopo, va bene? Ciao! E mentre la nostra Francesca sta sempre alla pesca, noi salutiamo qui insieme a noi chi? Anna Maria. Anna Maria, ciao Anna Maria. Come stai? Tutto bene? Tutto a posto, grazie. Un po' sudata perché sto ballando comunque. Abbiamo visto. Appunto ciò abbiamo fatto una sorpresa così alla sprovvista di beccarti, diciamo, mentre che tu ballavi. Perfetto, è andato perfetto. Benissimo. Anna Maria, tu vieni anche da Colonia? Sì, vengo da Colonia, sono nata pure a Colonia. Sono dalla Sicilia, però... Da quale parte della Sicilia? Da parte di Catania. Catania? Biancavilla. Biancavilla, ragazzi, Biancavilla. No, vicino a Catania. Esatto. Salutiamo tutti coloro che sono a Biancavilla, naturalmente anche a Catania, no? Un bacione, no? Da quanti anni in Germania, Anna Maria? Da qui sono 35 anni che sto qui. Allora sei tedesca? No, sono italiana. Ah, italiana? Sì. E come mai, se sei nata qui sei tedesca? Tedeschen? No, sono siciliano. Cogiumo, ragazzi, proprio siciliano, proprio un bettato proprio. Preciso, proprio funno funno. Con Dina vedo che ti piace molto ballare, giusto? Sì, mi piace, sì, molto, sì. Come ti trovi qui? Da quanto tempo sei qui? Da quasi un anno. Da quasi un anno, ok. Fate tutti i tipi di balli di gruppo oppure? Tanti sfumature, tanti tipi di balli, sono molto belli, veramente. Benissimo, noi ti abbiamo già un po' squadrato con le nostre telecamere, magari poi facciamo vedere anche un po' dei tuoi passi, va bene? Ok, grazie Anna Maria, a dopo, ciao. Ciao. Allora, abbiamo visto ad Anna Maria, però prima di te c'era Michela, che avevamo dimenticato di dirlo. Ciao Michela. Ciao. Ciao Michela. Sì, ciao. Anna Maria, qual è il tuo ballo preferito? A me piace moltissimo il merengue. Mi piacciono tanti tipi di balli, però preferisco il merengue, mi piace moltissimo. Mi piace il mambo, mi piace il cha-cha-cha, che dire, mi piacciono tanti. È inutile. Dina, quanto mettono loro di tempo per imparare un ballo? In giornata o lo rifate due volte? No, in giornata, diciamo così, dipende dalla difficoltà del ballo. Allora, a volte subito, e quindi abbiamo anche il tempo di poter ripassare altri balli. A volte, sempre dicendo in base alla difficoltà, ci impieghiamo quasi tutta la lezione. Ma durante la lezione il ballo deve essere... Una lezione dura? 90 minuti. 90 minuti. Ma di solito ne faccio un po' di più, perché fin quando si fa il cambio da un corso all'altro, cioè da un gruppo all'altro, si perdono sempre quei 5-10 minuti. Quindi... Ricordiamo a che ora inizia il primo gruppo e poi il secondo? Allora, il primo gruppo inizia alle 4 e finisce alle 5 e mezza. Poi c'è il cambio, il secondo, dalle 5 e mezza alle 19. Però comunque sono un po' elastica io, quindi facciamo sempre qualcosa in più, sia nel primo come anche nel secondo gruppo. Ok. Noi abbiamo un'altra intervista, l'abbiamo fatto a Salvina. Guardiamo. Ospite, la prima ballerina. Buonasera signora, buonasera. Con chi abbiamo il piacere? Salvina, Mancuso. Salvina, da dove vieni? Dalla Sicilia. Da dove? Dove dalla Sicilia? Barra Franca. Ah, da Barra Franca. Allora anche lei... Esatto. Praticamente vicino anche Riesi, esatto, il paese esatto, di Francesca. Da quanti anni qui in Germania? Da 32 anni. Da 32 anni, sì. E qui da Dina balla da quanto tempo? Con Dina quando ha cominciato il corso, da 2 anni penso qua. Però prima faceva con Bernadette. Con comunque Bernadette. Da 5 anni che sono qua. Da 5 anni praticamente, sì, che balla. Che ballo. Sì, sì. Adesso naturalmente vi abbiamo pescato non mentre ballavate. Sicuramente magari dopo registreremo qualche passo. Se ce la signora faccio, è bravissima. Sì, vabbè, se ce la faccio. È venuta da noi quando abbiamo aperto Televid Italia, sì. E era bravissima. Allora restate così, qui così. Con noi che fra poco dimostreremo, faremo vedere qualche se piccolo passo della signora Salvina. Se non faccio una brutta figura, va bene. No, non esiste, dai, va bene, grazie. Okay, va bene. Buon divertimento, ciao. E questa è la Salvina, anche lei molto brava, sì, eh? Sì, lei è molto brava, anche perché da come si nota, quando balla c'è la DNA. Sì, infatti. Allora, con te ce l'ho fina. Allora, tu volevi salutare alcune persone. A mio marito. Un attimo con il microfono, se no non ti sentono. A mio marito, ai miei figli, ai miei nipoti, mie fratelle, sorelle, mamma.
Li salutiamo anche noi. Saluto a tutti. Anche noi li salutiamo. Quel giorno ci stava pure lì un bambino. Sì. Una cosa molto curiosa, mi ha chiesto, ma mi fai un'intervista anche a me? E abbiamo detto, perché no? Guardiamo l'intervista fatta a Claudio. Allora, qui al ballo di gruppo di Dina abbiamo pure trovato un bambino. Che ci ha chiesto, altre due bambine, ma quelle si vergognano. Lui invece ci ha chiesto, ci fate un'intervista e perché no? Come ti chiami? Claudio. Claudio, quanti anni hai? 8. 8, frequenti la scuola? Sì. Che classe? La terza. Sei bravo? Così e così. Così così, studi? Sì. Sì. Tu che ci fai qui da Dina? Vengo con la mamma qua e guardo. E guardi? Hai imparato alcuni passi? Pochi pochi. Pochi pochi, ti piace ballare? Un po'. Ti piace il calcio? Sì, però. Preferisci il ballo? Sì. Bravissimo. Francesco, vuoi chiedere pure tu qualcosa? Beh, io penso che il nostro gioiello qui fra poco poi balla pure, no? Sì. Ci fai vedere qualche piccolo passo, no? Sì. Ok, va bene, restate con noi che dopo magari facciamo vedere sicuramente i tuoi balli, ok? Sì. Allora, qui... Siamo ritornati, adesso siamo in molti. Allora, come vedete qua sono tutte donne, ma quella sera un maschio, un uomo l'abbiamo trovato. Guardiamo l'intervista fatta a Vincenzo. Un uomo abbiamo qui, e che è un miracolo. Ciao ragazzi. Abbiamo trovato questa sera l'unico uomo qui davanti a queste bellissime donne che ballano. È vero. E con chi abbiamo il piacere questa sera? Vincenzo Greco. Con Vincenzo Greco. Vincenzo, allora, è una bellissima sensazione sicuramente ballare con tutte queste. Sì, vengo volentieri, allenarmi, stare in movimento, mi piace ballare poi. Sì, tu sei il classico esempio di dare l'appello a tutti i nostri maschi che magari si vergognano un po' di dire venire a ballare, giusto? È la prima volta. Faccio che se esce di casa viene sempre, sì. A posto di andare in mezzo alla strada a passeggiare, a fumare, andare da qualche parte. Cioè praticamente allora è un bel posto qui, se ci può divertire, giusto? Sì, più di divertimento. Esatto. Ci abbiamo tutto, ci riuniamo tutti, andiamo a mangiare insieme, andiamo a ballare insieme. È una bella, compagnia, sì. Una bella compagnia. Mi fai beato tra le donne. Però c'è la moglie che guarda. C'è la mia ragazza. Certo. Sì, sì. Vincenzo, tu vieni dalla Sicilia? Sì, sì. Da dove? Da Palma di Montechiaro. Da quanti anni sei in Germania? Dal 70. Cioè, allora praticamente anche tu tedesco? Sì, sì, quasi. Sì. Quasi tedesco. Però il cuore batte sempre per la Sicilia, no? Da quanto tempo qui da Dina? Due anni da Dina, due anni prima di Dina c'era un'altra persona. Mm-hmm. Allora praticamente anni, da tanto tempo che svolgi già, diciamo, questa attività di ballo. Sì, vengo volentieri qua. Ok, io ti ringrazio per essere stato qui con noi e ti auguro ancora volentieri. Buon ballo, buon divertimento. Grazie. E poi magari prenderemo anche qualche tua scena dove tu sei in movimento, va Perfetto. Bene? Okay. Grazie Vincenzo. Noi siamo di nuovo. Benissimo. Angelo, vedi Dina, abbiamo adesso pure Angelo. Sì, si vede. Guarda, io avrei un'idea. Oh, mamma mia. Ma far venire pure lui. Ma io gliel'ho proposto, però lui a quanto pare non vuole venire. Come no, certo, ci mancherebbe altro. Tu in mezzo a tutte queste donne mi sei come un galletto. Cioè, ma vengo. Beato fra le donne. Infatti sono facciamo beato. Il nodo al fazzoletto come fanno quelli di Striscia, che quando fanno la promessa la devono mantenere. Ma adesso non ho il fazzoletto. Ma dopo lo facciamo. Va bene, faccio. Allora, prometto. Ricordiamo pure che della serata del 5 aprile a Gomma Spa. No, non nasconderti, c'è anche Dina. Dillo tu, Angelo. Allora, ci abbiamo Dina, balli di gruppo, oppure balli di gruppo Dina. Com'è sto fatto qua? Me lo devi spiegare, perché io una volta ho fatto un errore. Ho detto Dina, balli di gruppo. E ti ho detto, no, momento, non è giusto. Giusto, siccome... in Italia, anche qui in Germania, ci sono tante persone che si denominano, si chiamano balli di gruppo. Per differenziarci, allora mettiamo il nostro nome. E quindi Dina, oppure Maria, oppure chiunque altro, è meglio metterlo dopo perché così ci distinguiamo, balli di gruppo, Dina, balli di gruppo altrove. Perfetto, ho imparato anch'io qualcosa, visto? Non si finisce mai di imparare. Certo. Quindi questa serata che si terrà il 5 aprile... A Gomma Spa,
ci saranno anche loro. E quindi balleremo, 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 e magari anch'io farò qualche provino con te. Faremo sì, magari ci sarà pure lui. Ma per tutte le persone che si vogliono iscrivere, dove devono chiamare, a chi devono chiamare, magari la regia mette in sovraimpressione. Allora, per chi volesse iscriversi, i miei contatti ci stanno su Facebook, il mio numero di telefono, basta contattarmi e poi vi dirò io come questo fare. Che vedo io 0178251137, sì, proprio quello. Proprio oppure, quello. Oppure la mia email, mi può scrivere anche in privato se qualcuno non mi vuole chiamare. Ma perché ci mancherebbe altro? Sì, allora io adesso faccio andare a Dina. Ok. Cosa fai? Sì, vai, sì, facciamola passare. Sì, preparati. Angelo, noi invece, noi due restiamo qui, noi ci godiamo lo spettacolo. Sì, sì. E balliamo pure noi. Sì, veramente. Vediamo. Sì. Allora, Angelo. Dimmi. Allora, tu adesso l'hai promessa sta cosa che vieni. Ho una promessa che faccio io, li mantengo sempre, ma o quasi. Di tutti questi balli che tu hai visto, sì, no? Che loro ci propongono ogni volta che vengono. Qual è quello che piace più a te? Ma sta cosa africana mi è piaciuta tantissimo, perché nei balli africani non si possono fare tanti errori, no? So, unga bunga, unga badunga. No, non sono i balli loro unga bunga, no. Perché Dina ci mette molta attenzione a fare tutti i passi. Sì, l'ho visto, che è un passo proprio anche molto difficile, che sicuramente ci saranno altri balli che saranno molto più difficili, ma comunque diciamo così che è divertente da vedere. Hai visto quello del tango l'altra volta? Sì, il tango proprio mi fa morire, proprio, guarda quanto vedo quello. Ma io ti voglio vedere in mezzo a tutte queste donne, poi è brutto, brutto, perché spacca tutte cose, dice Galeano. Io ho promesso che ballerò. L'importante è che non spacca il pavimento. No, speriamo di no, speriamo di no, speriamo di no. Allora, siamo pronti, sono pronti anche loro, guardiamo il balli di gruppo Dina. Sì. Buon divertimento.
Benissimo. E questi erano il bravissimo gruppo di Dina Loggia, Balli di Aspetta Gruppo. Che mi metto in ti ginocchio. Ti metti in ginocchio sì, davanti a tutte queste donne. Sì, perché proprio non ce la faccio più, mi sento come un galletto. Ma che bellezza. Che io bellezza. No, che bellezza questo gruppo. Sì, bravissime tutte. Wow, allora questo ballo sembra un po' difficile, ce la metterò tutta. Sì, ma lui ne avrà da imparare. Ce l'è facilissimo, loro l'avranno imparato in 10 minuti. Sì, ma io sono un uomo, cioè non sono proprio perspicace, proprio al massimo, sembro intelligente, ma effettivamente io no. Faccio dire i nomi di ognuno di loro, così le persone poi sanno chi sono. Allora, di nuovo. Fina. Cetti. Dina. Claudia. Giusi. Rosaria. Silvana. Lina. Anna Maria. E io? Sì, un attimo. La figlia. Il tuo nome? Hai un nome bellissimo. Elisea. E la nostra grande Dina. E tu chi sei? Io sono ancora Francesca. Posso ringraziare un'altra persona? Io vorrei ringraziare soprattutto a Francesca e a Francesco che mi hanno invitata e mi hanno dato la possibilità di avere poco di visibilità, anche se poi live stream, web tv, come si chiama, però grazie a voi due e adesso grazie anche a Angelo. Beh, è stato un piacere anche per noi. Grazie a te, è bello, eppure è bello farlo vedere alle persone le cose belle che fate. Sì. Allora, finisce, che peccato, finisce, ma per noi non finisce perché continuiamo a ballare. Ma mamma mia. E voi tornate. Dai, ritornate, sì. Ah, loro ci vogliono fare un altro ballo. Ci vogliono fare un altro ballo. Quale fate? Con il cia-cia-cia l'abbiamo, Angelo, vai. Abbiamo il cia-cia-cia, aspetta che devo lasciare questo cia-cia-cia di qua, me ne vado il cia-cia-cia di là. Sì, allora, ci sono ancora delle persone da salutare? Perché poi magari dici, ho dimenticato. Allora, io vorrei salutare i miei fratelli, le mie cognate, i miei due nipotini, Maria Lissa e Pascal, e poi naturalmente a mia mamma. A tua mamma, perché l'altra volta era venuta, stavolta no. La ringraziamo, ci ha portato un dolce, Dina. Fatte dalla mamma? Grazie signora. Sì, cia-cia-cia. Piacerebbe pure a me guardarlo. Allora, c'è qua. Voi pure che. È tu? Cia-cia-cia. Silvana, vuoi salutare a qualcuno? Si chiama cia-cia-cia. Saluto a tutti gli amici qui del ballo e la mia famiglia. Tu hai una nipotina? La mia nipotina, sì, quella è il mio cuore. Come si chiama? Emilia. Emilia, la salutiamo anche noi. Allora, io vado avanti e faccio salutare quelle persone perché ognuno ha la famiglia, no? Tu hai i microfoni, non sapevo. Io ti posso salutare la mia famiglia e soprattutto il mio cuore, la mia nipotina Clelia. Ciao amore mio, ti amo, zia. Ciao. Beh, io saluto ovviamente innanzitutto mia figlia Clelia, che amo da morire. Che la nipotina è la figlia di Anna Maria. Poi saluto mio marito perché non c'è. Lo salutiamo anche noi. E saluto tutti i miei parenti, ma soprattutto i miei genitori. I tuoi genitori, pure noi ci associamo. Ma dove vanno? Se ne vanno tutti. Altri secondi perché stanno preparando questo ballo. Il cia-cia-cia l'avete pronto? Un altro? Facciamo la gitana. La gitana facciamo. Allora, di nuovo a Luca Bertarelli. Ciao. Dina, pure tu. Qui ci sono alcune che si vergognano, però sono brave, perciò è giusto che ballano anche loro. Allora, voi mi mettete in posizione. Allora, ciao a tutti, ci vediamo sabato. Ciao.